In compagnia di Web TV abbiamo Andrea Monreale. Oggi una partita iniziata in discesa, doppio vantaggio, poi un blackout durato tutto il restante. Cosa è successo in campo? Allora, siamo partiti forti, sì, è vero, siamo partiti bene. C'è da dire una cosa, eravamo due squadre l'anno scorso e quest'anno ci siamo unite. Quindi ci sono un po' di personaggi nuovi che ci siamo un po' mischiati tra le due squadre. Quindi ci dobbiamo ancora trovare. Diciamo che siamo partiti forte perché secondo me tecnicamente siamo una buona squadra. Il problema è che secondo me abbiamo fatto una preparazione un pochino sottotono e probabilmente abbiamo pagato quello, perché dopo 10 minuti, un quarto d'ora abbiamo smesso di correre. La nostra forza è appunto, perché su questo campo lo permette, anche la corsa. Invece loro, che erano una squadra un po' più anzianotta, hanno tenuto meglio le posizioni e ci hanno fatto ballare. Abbiamo corso inutilmente, sprecando energie inutili. Siamo andati in vantaggio 2-2 e ti taglia le gambe perché sei convinto che hai già portato a casa la partita, invece abbiamo fatto solo peggio. Vabbè, pazienza, alla prossima. Avete sprecato molto fiato, ma non solo quello, perché davanti alla porta avete avuto poca lucidità sia in fase finale del secondo tempo con la palla sopra la traversa. 5 settembre, abbiamo iniziato da 15 giorni, ci manca la lucidità sicuramente, però vabbè, è la prima, non ci fasciamo la testa, nel senso, abbiamo perso, ci sta. Questa squadra dove può puntare secondo te? Visti gli allenamenti, vista la prima partita, che comunque il campo l'avete tenuto bene, avete perso solo un po' la testa, ma... Bravo, dove... detto bene. Potenzialmente possiamo arrivare in alto. Il nostro problema è la testa, che spesso la perdiamo e spesso paghiamo questo fattore. Io spero sempre di arrivare più in alto possibile, sembra una frase fatta, però... No, anche noi ci sono i playoff, sarebbe bello continuare con i playoff. Poi vabbè, dove si arriva, se arriva vedremo, ancora presto comunque per dirlo. Adesso dobbiamo già rincorrere gli avversari, quindi ancora presto per dire dove possiamo arrivare. Ti ringrazio, in bocca al lupo per il campionato. Grazie mille, grazie a te, grazie a voi, ciao.